La Grecia ha mandato alla Commissione europea e anche alle istituzioni, credo, ovvero quindi anche al Fondo Monetario Internazionale e alla BCE, ha inviato le sue nuove proposte. Forse è possibile che alcuni paesi dispongano di una copia di queste proposte, ma non sono i paesi a discutere, sono le istituzioni in questa fase che devono parlare. Quindi Commissione, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea dovranno parlare con il governo greco e spero che giungeranno a una soluzione. C'è il punto dei finanziamenti veri e propri. Se la Grecia rispetta la traiettoria, la Grecia può disporre delle liquidità attese. Quindi io non sono né ottimista né pessimista, dico semplicemente che siamo in un momento cruciale, che tutte le ore contano, hanno la loro importanza, perché appunto si possa giungere a una conclusione nell'ambito del Consiglio dell'Eurozona o anche in un prossimo futuro. Però sappiamo che la scadenza è fissata al 30 giugno. Un paese è di fronte a una situazione da tempo ormai e non è sicuramente il governo di Tsipras ad esserne responsabile, però questo è il governo oggi e deve quindi prendere alcune decisioni per consentire alla Grecia di uscire dalla situazione che conosciamo. Ma solidarietà anche, perché questo è il principio che regge l'Eurozona quando si è trattato di fornire alcuni mesi fa o alcuni anni fa e oggi ancora uno supporto perché la Grecia possa continuare a rimanere nell'Eurozona. Questa è la situazione oggi e, come modo di ripeterlo, non c'è più tempo da perdere. Abbiamo un consiglio per l'Eurozona lunedì e un consiglio giovedì. Sapete che ogni secondo ha la sua importanza e quindi che cosa abbiamo voluto dire, Italia e Francia? Che i negoziati, le discussioni devono andare avanti oggi e domani perché si possa addivenire a un accordo e perché le regole europee si possano applicare, perché le istituzioni possano fare valere alcuni principi e perché la Grecia possa appunto ottenere i finanziamenti che attende.